a volte c'è la Miraglia che impalla l'azione di Van Basso dalla mia visuale, comunque vede davanti a sé un lungo rettilineo, cartello dei 600 metri in questo momento per Ivan Basso, che continua a tenere la testa bassa sui pedali, continua a spingere. Adesso è il cartello dei 450 metri, una curva a sinistra, anche questa presa con prudenza. A voi la linea. Ricordiamo 21.37 il tempo di David Arroyo, nettamente migliore quello di Ivan Basso, che poteva contare anche sui 75 secondi di vantaggio con i quali era partito a questa cronometro conclusiva di Verona. Questa è l'ultima curva per Ivan Basso, mancano per lui 125 metri, gli ultimi 125 metri per andare a coronare il sogno, per andare a completare la sua impresa. Il Giro d'Italia è suo, il Giro d'Italia è di Ivan Basso, 4 anni dopo il trionfo del 2006. Sta per entrare nell'arena di Verona e adesso sentiamo il boato, l'ovazione tutta per lui.